bambini. Non so come avete fatto, ma i miei scout mi hanno appena informato che il treno col razzo è nell'hangar. Siamo qua. Felice di sentirlo. Tiene delle buone notizie. Okay, avete un altro incarico. Andate a prendere i radiofari di puntamento del martello. Sì. Radiofari di puntamento per il martello dell'alba. Il nostro sistema si basava su radiofari di puntamento. Aspettavo di sapere che si potesse recuperare il razzo. Dove sono questi radiofari? A sud-ovest, una struttura per cosmonauti. E per essere chiari, niente radiofari, niente martello dell'alba. Ci pensiamo noi. Sì, ma noi l'avevamo sfondato. Prendi l'arte e mettila da parte. Prendi l'arte e mettila da parte, ha detto. Sapere un sacco di cose di cui non interessa a nessuno? Va pure, rotola nella tua ignoranza, non è un mio problema. Su questo siamo d'accordo. Salute! Sono davvero spariti? Sì, appena abbiamo ucciso la matriarca sono finiti. Non ne ho più avuti. E questa idea di tua madre che... Non è un'idea, l'ho vista. O meglio, ho visto qualunque cosa sia adesso. Mi sa che è la torre idrica di Paduk. Andiamo a vedere. Pensa Jin quando scoprirà che stiamo rimettendo online il martello. L'insediamento 2 ha cambiato un po' modo di pensare. Certo, non grazie a me. Nel frattempo, spesso mi chiedo chi le abbia messo quel bastone su per il culo. Su questo il Capitano Phoenix può solo dire no comment. Paduk, Baird, entriamo nella struttura d'addestramento per i radiofari. Buono a sapersi, restiamo in ascolto. Come ha fatto questa roba del programma spaziale UIR a non uscire? Nel senso, come hanno fatto i COG a tenerlo segreto? Facile, dato che la COG controlla i giornali e gli storici devono chiedere un'autorizzazione per scrivere. Segreto. I segreti sono facili. Già, su questo credo siamo tutti d'accordo. Wow, guardate questo cratere. Che diamine è successo qui? I COG ci hanno sparato un missile Lightmass addosso quando stavamo per prendere il controllo dell'intera struttura. Sono confuso, i COG non era una guerra civile dell'UIR? La storia non la scrivono gli sconfitti, Vasgari. Tu per primo dovresti saperlo. Sono felice che tu abbia tirato di nuovo in ballo le mie origini. Sì, grazie. Ok, vediamo che c'è qui. Aiutami. Ottimo, già iniziamo. Paduk, siamo qui. Sentite, durante l'attacco ero sicuro che i radiofari fossero lì dentro.
Ma quel virus ti ha chiusi fuori prima che potessi raggiungerli. Finché il tuo bot non lo sistema, non li troverete nemmeno voi. Capito? Il nostro destino è nelle tue manine di metallo. Cerca un terminale d'accesso nell'ufficio sicurezza. Si vede un cazzo. Già siamo anche forniti. Quello è il terminale di sicurezza. Basta farci accedere, Jack. Vai, farlo accedere. Credo fa X. Ah, sorry. Che lo fa? X, dovevi puntare sul. Adesso sto premendo, non mi fa niente. Ah, perché dovrò passare da qualche parte. Però non ce lo fa accedere, non so per quale motivo. E se il tuo bot usasse un impulso, forse ci mostrerà come entrare. Eccolo. Quindi? Quindi niente impulso, come ha consigliato intelligente. No! Non è questo il maledetto impulso. Niente. Quale cazzo era l'impulso? Quello dell'occhio? Sì. Jack, impulso. E se Jack andasse nel condotto? Eccolo là. Vedi che c'è un condotto. Jack, vedi se quel condotto arriva all'ufficio della sicurezza. Ci può arrivare, però il fatto è che serve un condotto. Paduk, dopo aver sconfitto il virus, dove cerchiamo? L'edificio della centrifuga. Forse i radiofari sono lì. Centrifuga, capito. Ma muovetevi in fretta, sta arrivando una tempesta. Eccolo lì. Prendi anche la trappola, visto che c'è sempre. La struttura si attiva. Visto? Sapevo che Jack ce l'avrebbe fatta. Paduk, Jack ha hackerato il virus. Adesso avete accesso completo all'intera struttura. Deve essere la centrifuga. Tempesta o no, noi ci prenderemo quei radiofari. Brutto segno. C'è un condor abbattuto lì fuori. Ehi, Bear, per caso hai perso un condor? Diversi, a dire il vero. Portando armi a un certo mio amico che sta nel deserto. Tenete pure quello che trovate. Ok. Forte e chiaro. Jack, puoi aprirla? Oh, bingo! Vuoi dire che possiamo potenziare? Allora, quello che faceva...
questo qua che ci serve se devono fare la trappola. Aspetta una seconda. Fa quello della settimana, così che qua. Fatichi a credere che Bird abbia fatto qualcosa di nascosto, davvero? Sì, beh, se la metti così. E sembra che dovremmo attraversare un'altra eruzione di vento per arrivarci. Ancora non abbiamo incontrato lo sciame, buon segno. Non contateci, tra la guerra civile di Paduca e il meteo saranno entrati ovunque. Sei buco. Pikachu! Shot, bitch. Ok, lo sciame non sciamerà più. Sì, lo so, suona strano. Sì, ma diamoci una mossa. Ok, lo apprezzerei. Voglio fare... faccio così per... Ok. Io vado su. Aspetta, dov'è? È quella che infilzi. Non lo so.
tenute spaziali rigide. Ma quanto era avanzato il programma spaziale UIR? Tutte le uscite sono bloccate. E adesso? Teletrasporto. Là in fondo c'è. Bravo, vai tu. Ti vuoi passare là? No. C'è cattiva quella. Beh, non ha funzionato. Allora ne proviamo un'altra. Jack. Esatto. Speriamo che funzioni. Quello no. C'è quell'altro che è stato già fatto. Quello no? No, è stato già fatto quello. Perché se altrimenti avrebbe il coso, cioè. Quell'altro è stato già fatto. Sì, ma è quello. Bene, puntava una lassù, ma non si vede la sua. Ti fa interagire con un cazzo di niente, cioè un cazzo. Quello si punti allo cieco. Salire, non puoi scorreggiare, non puoi usare, e allora che fermo. Ok,
bene, Jack. Prefacciamolo. Che è? Dove? Guarda dove sono. Ma va a fare. Che cazzo l'ha visto? Bersaglio abbattuto! Jack, sgancia il carico della gru. Così funziona. Perché questo devi andare sopra. Andiamo, possiamo uscire da qui. Vediamo. Questo mi prende il cazzo. Sì, peggio. Andrà bene. Ma che cazzo, no? Almeno non tutti i DB sono corrotti. Prendi. Non so per quale cazzo mi ha preso l'altra. Ogni volta fa quello sbagliato. Fa l'opposto di quello che deve fare. C'è un passaggio! Occhio! Laggiù, siamo quasi all'edificio della centrifuga! No, sono più questo. Occhio, ce n'è un altro! No, no, BBB, ti vai di fianco vicino ai BB. Guarda qua. Ci hanno visti! Non per morto! Per resta a terra! Eliminati! Entriamo! Dammi una mano da qui. Telecamere di sicurezza. Guarda un po' chi c'è. Ce ne sono altre. Ehi, i radiofari sono dentro la capsula. Sì, ma come li facciamo uscire? Spostiamo il braccio, c'è una piattaforma qua. Proviamo. Jack, vedi che c'è. Centrifuga, occhio.
Non posso credere che vada ancora. Ma non sta rallentando. Ehi, bot, che hai combinato? Questo affare è più vecchio di te. Jack non fa mica miracoli. C'è un freno d'emergenza. Ci sono dei comandi alla base. Oh, madonna, possiamo entrare. Sempre qui. Quello l'ho preso a trovare, se vuoi. Quindi ti lo devi puntare. Ok, sono attivi! Ehi, per me non c'è problema, eliminiamo questi difetti! No, allora, se ti premo te lo fai esplodere. Ok, devi attaccarlo con la voce. Per centro, mio merda. Guarda quello come va tranquillo. Sono io. Ma come vai tranquillo? Ti devo ricordare quando facevamo le cazzo di cose lì, come si chiama? Aiutami! Dobbiamo tirarli insieme! Le trappole. Sì. Ma che diavolo? Perché non si ferma? Forse i freni sono andati. Ok, io li consiglio con il dovremmo parlarne dopo. Same! Granada!
questo frega oppure continua? Occhio, accelera! Snatcher! Oh, oh merda, facciamoli fuori! Che i radiofari siano integri. Andiamo. Ok. Diciamo che non è andato tanto bene. Non è che male. Vieni. Sì, ma io l'ho usato. Ricaricarlo del tutto. Quello sogno troppo. Ce l'ho. Perché non posso passarci sopra? Cosa me lo impedisce? Oh, te parlavi prima di... che roba. Jack, diagnostica sui radioaffari. Doc Bird, i radiofari sono al sicuro. Sono anche molto più grandi di quanto pensassi. Non penso che entreranno tutti nello skiff. Li farò trasportare dei miei. Certo, ma Delta, me ne serve uno il prima possibile per calibrarli per la nostra rete a New Ephira. Potete portarmelo? Sì, io lo porto allo skiff. Beh, roba pesante. Bene, Baird, torniamo indietro. Paddock, quando puoi, sì, invia la tua gente a recuperare gli altri radiofari. Delta, torniamo allo skiff. Un altro! Sai, se Paddock sta mandando qui la sua gente, sarebbe meglio eliminare il resto dello sciame. Ha perso abbastanza uomini. Mi spiace, al momento non sarei d'aiuto in una sparatoria. Stammi vicino, ci penso io. L'altro lato! Andiamo. Stai bene? Già, fai strada. Dietro guarda se c'era. Beh, la tempesta non è migliorata, anzi. Peccato, dobbiamo rientrarci. Ok, Delta, la via d'uscita è dall'altra parte. Ce lo sciame, gente! Riparatevi dietro quei cosi! Si chiama polverite! Sì, è uguale! Sistemate quelle torrette! Grazie.
prendili! Quella torretta ci fa fuori! Ho capito, dai là! Sorpresa, ma sta arrivando altro sciame! Ce li respingiamo! Muoviamo le chiappe! Ok, manca poco allo skiff. Già, facile a dirsi. JD, radiofaro? Non danneggiato, è questo quello che conta. Conto su di te affinché resti al sicuro. Sì, sì, ho capito. Il destino del mondo, nessun problema. Sentito? La tempesta si calma. Sì, ora che l'abbiamo passata. Forza, controlliamo lo skiff. Faz, pensate all'altro lato! Forza, Delta, torniamo allo skiff. Sai una cosa, Kate? Te la cavi bene come comandante militare. Non provo a fare bene niente. Sì, forse è per quello che sei brava. Finiti i complimenti al caporale, dovremmo decidere se tornare direttamente alla pista o no. Fasa ragione. Oh, cavolo. Dirlo fa male dentro.
Perlomeno non succede spesso. E non capisco una cosa. Questo non era territorio UIR in origine. E allora perché costruire il loro martello dell'alba così vicino al confine COG? Tecnologia Vasgari, amico mio. Siamo famosi per questo. Abbiamo inventato il transistor, il microchip. Ovviamente, mentre rendevamo il mondo un luogo più civile, i nostri vicini hanno inventato carri armati, fucili e missili. Mi sa che l'UIR è arrivata, ha trovato delle strutture carine e ha detto: queste le prendiamo noi, grazie. Insomma, qual è il luogo più diabolico per costruire una superarma? Ma lungo il confine nemico. Geniale, davvero geniale. Ok, bello. Sali a bordo. C'era bisogno di fare l'animazione? C'era bisogno di fare l'animazione? Sì. Allora i nomadi di Paduk se la sentono di riportare gli altri radiofari. Mi chiedevo la stessa cosa. Insomma, sembrano abbastanza tosti, ma questo deserto non perdona nessuno. Beird si fida di Paduk e noi di Beird, per la proprietà transitiva, ci fidiamo dei nomadi di Paduk. Che? I libri, Faz, sono pieni di informazioni e concetti utili. Onestamente non saprei. Diciamo così, ci fidiamo di Paduk e dei suoi nomadi finché non ci danno motivo per non farlo. E non è ancora successo. Per me va bene. Sembra diverso, più intelligente, più astuto. Sì, e con armi e armature davvero alla moda, per giunta. Paduk ci ha avvertiti, ha detto che è iniziato a succedere qualche giorno fa. Quando eravamo al Monte Kadar. Aspetta, che ridicentri con... Quando hanno riabbracciato la loro regina? Sì, so che è così. E può solo peggiorare se non riportiamo il martello online. La pista è davanti a noi. Porta lo skiff il più vicino possibile, quel coso pesa! Non mi viene un altro posto migliore di questo. Entriamo di nuovo! Portiamo quel coso a Bane. Okay. Mi seguo. Vuoi tu? Paduk, dov'è Bane? Qui dietro. Mi stava spiegando le nuove modifiche che ha fatto al vostro amichetto Bord. Mi annoiavo e sono venuto qui fuori. Sarebbe meglio scaricare questo radiofaro in fretta. E credete che salverà il mondo? Baird, abbiamo il radiofaro. Ottimo, ci vediamo sul retro. Ma se Baird torna a New Efira con il radiofaro, noi come torniamo? Con un Raven potremmo volare a casa. Oh no, non ti avevano bocciato all'addestramento. Ho avuto un piccolo inconveniente, sì. Anche noto come uno schianto. Metti giù quel radiofaro, ci penso tra un secondo. Volentieri. Ce n'è un altro qua, però. Ehi, Baird. Possiamo parlare? Sì, ascolta. Dovete ancora lanciare un razzo. E io devo tornare a New Efira. Sì, certo, ovvio. JD, stiamo bene. Sto superando la cosa. Parliamo dopo. Lo apprezzerei molto. Grazie. So che stai lavorando a qualcosa. Sì. Un nuovo prototipo di scudo per Jack. Installalo. Barriera. Potenziamo l'amore. Questa sappiamo.
che possiamo aspettare, mettiamo i proiettili. Il modulo, per favore. Quando vuoi. Di Jack. Però che dite culo, perché questo è quello che ci serve a noi anche. Ragazzi, installate quel modulo. Dipende. Devo prendere l'aereo. Un attimo, sordi, minchia. Installato. A cosa serve? A dire il vero, è molto interessante. Crea un campo di vettori ionizzati. Bert, cancella la lesione e vieni, c'è lo sciame. In breve, ferma i proiettili. E va usato. Andiamo, Delta! Scudo! Operazione riuscita! Al primo colpo! Aspetta, non l'hai mai provata! Non sparare! Se vieni a casa mia senza invito, devi pagare! Sulla pista prima che Bird perda il passaggio. Ok. Allora. Non ha il piccolo cazzo di pista. Addosso! Liberiamo la pista o Berda non può andare! Forza Delta, non arrendiamoci! No, fermo. Abbiamo ancora da fare in questo maledetto deserto. Bene, Dev. Si torna sullo schema. Arma al sicuro. Okay.
ancora che c'è. I miei che trasportano gli altri radiofari. Dovete raggiungerli. Il loro convoglio è stato attaccato. Dove? L'ultima traccia è alla vecchia città. Ci pensiamo noi. Cavolo, a quei nomadi non ne va una giusta. Lo vedete? C'è del fumo più avanti. Oh merda, è proprio il convoglio. Ok, cominciamo a entrare. Oh, c'è la motosega abbattata. Stanno ancora combattendo, dobbiamo aiutarli. Ah, abbiamo i mitraglioni. Cazzo. Siamo scesi. Tranquilli. Lasciamo i bellezza. Li prendo dall'altro fianco. Li ho presi apposta. Muoviamoci. Venta, run. Sono a terra. Un'altra di quelle dannate cose! Oh god, sono ferito! Grazie, Kate. Baduk, amico, ci senti? Dice che i radiofari sono al sicuro. Mando subito qualcuno a prenderli. E non preoccupatevi, saranno ben armati. Andate, il razzo! Bene, Delta, chiudo. Bene, qui abbiamo finito. Torniamo sullo schiff. Lanciamo quel razzo alla spetta. Non dovremmo preoccuparci solo dei nomadi di Paduk. Okay. Penso okay, io adesso mi sono normale. Anche prima erano normali. Dobbiamo ancora attaccare l'usiva al razzo, giusto?
Sapete, forse mi sono lamentato un po'. Un po'? Oh, forse un po' troppo, grazie, Del. Ma dopo tutto abbiamo passato dei bei momenti. Per riassumere, il voto è 8 su 10. Lo riparai senza. Ed è stato incredibilmente non orribile averti con noi. Ah, lo accetto, sì. Ok. Fin troppo tutto easy. Per lasciare il deserto non potrei farvi il ritorno, procedi. Prendi l'altro lato, chiudiamola qui. Paduk, siamo nell'hangar, dovrebbe essere tutto pronto. Bene, Bert mi ha lasciato delle istruzioni che devo leggerti, ecco. Entra, avvia la procedura d'assemblaggio del razzo, lancia il suddetto razzo, prega che quei satelliti comunichino coi nostri. Fine. Sperare che comunichino coi nostri. Che vuoi da me? So a malapena accendere un computer. Prendi il pulsante e guarda che succede. C'è un accento stranissimo. Non ha mai lanciato questo. È strarusso. Che vuoi da me? Che sai? Avanza tanto. Non c'è passato sto posto. Eh? Avanza tanto. Che vuoi da me? C'è tanto da accendere un computer, che non mi accendere un computer. Ed eccoci qui, il razzo preferito di tutti. Scendiamo fino alla piattaforma e poi c'è un interruttore. Sì, e vediamo che succede. Questo già l'avevamo trovata identica spiccicata. Già l'avevamo trovata identica spiccicata. Su questo posto. Vado che il razzo si sta montando. Attenzione! C'è uno snatcher qui dentro! Figlio di puttana! Figlio di puttana, sai, credo l'abbia fatto apposta. Ma chi se ne frega? Dobbiamo rimettere a posto l'ogiva! Snatcher è tornato! Oh tanto! Buongiorno! Sono dei minori! Dove stai? Oh, morto! Sono ferito! Sei a posto! Arriva! Thank you.
fuga! Tutti. Saliamo sulla rampa e rialliniamo l'ogiva. Jack, dobbiamo allineare questo affare. Siamo di nuovo in gioco. Allora sali sul razzo e pilotalo fino alla rampa. Nostri standard è andata bene. Levamelo di dosso. Là dietro, fase. Amico, grazie. La tua gratitudine è commovente, davvero, sai. Ma ti ricordo che sono appeso a un cazzo di treno. Oh, certo, certo. Cazzo di treno. Perché io schermo nero e tu sta cosa bella? Bene. Quella bestia del deserto non mi piace. Bene, razzo consegnato. E ora? Adesso lo mettiamo in posizione. Manualmente, a quanto pare. Il che vuol dire che dobbiamo trovare la sala controllo. Sì, ma... E avviare il lancio. E poi si torna alla base. Cavolo. Non mi avevano detto che stare con voi sarebbe stato tanto impegnativo. Ok, beh, sicuramente l'UIR non l'aveva progettato per un'interfaccia Jack. Dai, Jack, procedi. Non fare il timido. È quello che doveva succedere, vero? Sì, ma non lo rende meno strano. Grazie.